Un fuor d'opera applauditissimo alla Casa di Alti Formaggi, l'evento extra che chiude la stagione. Protagonista la mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta. Nel pubblico competente, come alla Scala, i logionisti si sono fatti sentire, ponendo la questione della sicurezza alimentare di questo prodotto. Un'occasione per il direttore del consorzio per fare chiarezza. Come tutti i prodotti a denominazione d'origine o a indicazione geografica protetta, la mozzarella di bufala campana risponde ad un disciplinare particolarmente rigoroso. È un disciplinare che riguarda tutto il processo produttivo in cui è vietata l'aggiunta di qualsiasi additivo ed è un formaggio che subisce una quantità di controlli incredibile. Noi abbiamo 110 piccoli caseifici nella nostra realtà, nella nostra filiera, ognuno dei quali viene sottoposto annualmente ad almeno 200 controlli, quindi in pratica uno al giorno in ogni singolo caseificio. Io desidero soltanto specificare che il problema di cui si parla, il problema della cosiddetta terra dei fuochi, perché è bene che lo si affronti con grande serietà e con grande trasparenza, è un problema che riguarda lo 0,1% del territorio agricolo della Campania. In quel territorio non insistono allevamenti bufalini che appartengono alla nostra filiera, non insistono caseifici. Quindi siamo molto molto sicuri di quello che facciamo e del prodotto che tuteliamo. Ancora una volta il Made in Italy, ancora una volta i prodotti italiani che sono certamente i più controllati del mondo, perché abbiamo un sistema di controlli particolarmente evoluto, hanno dimostrato la propria qualità. Quindi davvero non abbiamo nulla da nascondere. La mozzarella di bufala campana, prima DOP del Centro Sud Italia, è dunque un prodotto garantito e soprattutto squisito, presentato al naturale nelle varie forme: ciliegia, aversana, treccia e nella versione affumicata, non senza un assaggio di freschissima ricotta, anch'essa DOP. Pioggia d'applausi anche per le elaborazioni in cucina, a cura dello chef Matteo Sciviglia. Ho voluto preparare delle cose che sono facili da fare a casa, soprattutto l'antipasto, è un qualcosa che mescola il nord e il sud. Ho preparato del pan brioche tostato in forno con sopra la mozzarella di bufala e sopra i misoltini, perché è uno dei piatti più antichi della Lombardia. Sono i pesci del lago, i pesci del mare che sono rimasti intrappolati quando si sono formati i laghi alpini, il lago di Como, il lago di Iseo, il lago di Garda, e sono le vecchie sarde di mare che sono rimaste intrappolate e si sono adattate all'acqua dolce. Poi ho preparato una crema di pomodori, visto che siamo in stagione, in cui ho abbinato la dolcezza di tre tipi di pomodorini con dei gamberi saltati in olio e menta, quindi c'è anche questo profumo, e dove alla fine, quasi a corollario, metto dei bocconcini di mozzarella di bufala, e per finire un classico della tradizione lombarda, milanese in modo particolare, un buon risotto con la mozzarella di bufala che è fantastica. L'accostamento nord-sud caratterizza anche la scelta dei vini proposti per accompagnare le specialità della serata. Abbiamo assaggiato questa sera alcune tipologie di mozzarella di bufala campana. Con l'affumicato abbiamo abbinato il Croisée dell'Oltrepò-Pavese, quindi un Pinot Nero vinificato in rosato spumantizzato. Con la treccia e la ciliegina ci stava benissimo il Sartène della Franciacorta, così come l'elaborazione della mozzarella della treccia nel risotto ci stava benissimo il San Martino della Battaglia bianco. Ma tutti questi tre vini, così come altri bianchi lombardi, possono benissimo accompagnare questo fantastico prodotto della nostra terra Italia. Yeah!